Ciao, sono Esther della Libreria Giunti di Corigliano e oggi ho deciso di parlarvi di un libro che tratta uno degli episodi più dolorosi accaduti in Italia. Iara, il true crime di Giuseppe Genna, che ripercorre con estrema precisione quanto accaduto a Brembate di Sopra, un piccolo paesino vicino a Bergamo. Tutto inizia il 26 novembre del 2010, quando Iara esce di casa per andare ad allenarsi, solo che non farà più ritorno quella sera. Ci sono voluti 3 mesi per trovare il corpo della ragazza, ma molti di più per individuare un colpevole, partendo proprio da quei tamponi molecolari e dalla ricerca spasmodica di Ignoto 1 a cui apparteneva le tracce genetiche rinvenute sugli abiti della vittima. La procura nel 2014 individuerà un colpevole, il quale poi sarà condannato all'ergastolo. Quello di Iara è sicuramente uno dei casi più eclatanti, senza precedenti, non solo per l'impiego di energie civili e militari messi in campo, ma soprattutto per il clamore mediatico da una parte e per i metodi scientifici utilizzati dall'altra. Questo romanzo ricostruisce la storia del caso di Iara, ma soprattutto fa emergere la dolcezza di una ragazza che non c'è più, perché tutto ruota intorno a Iara, quella ragazza che è entrata a far parte delle famiglie di tutta Italia. Tra queste pagine, però, emerge anche la voracità con cui si dà in pasto ai media il dolore altrui. Forse risiede proprio qui un po' il fallimento del nostro tempo, ovvero nell'esultare di fronte all'esposizione mediatica del dolore, ma anche della colpa.